sono stati fino a questo punto, quindi per me è un orgoglio poter dimostrare di meritare di essere ancora qua. A proposito, ti chiedo, visto che prima abbiamo sentito un tuo compagno di squadra che ha 15 anni in meno di te, come ti senti a giocare con questi ragazzini che ormai ti hanno raggiunto anche in nazionale e come ti senti soprattutto quest'anno ad affrontare questa nuova stagione con un tuo gemello che è Maurizio Felugo che ti ha accompagnato nei successi sia con la Pro Recco sia con la nazionale che ha dato l'addio. E sarà un tuo dirigente. Sì, sarà un mio dirigente. Mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda perché io e Maurizio abbiamo fatto praticamente tutta la nostra vita lavorativa e non insieme. Io ho la fortuna di essere il padrino di sua figlia, abbiamo sofferto tanto insieme, abbiamo vinto tanto insieme, il nostro percorso si continua insieme. Poco fa, qui alla presentazione della squadra, abbiamo visto un video, c'è stato un abbraccio bellissimo fra me e Maurizio. Anche un bacio ce l'ha stato una volta. C'è stato anche un bacio una volta, ho avuto la fortuna di avere. Di fare tanti abbracci con Maurizio perché tante sono state le vittorie e le emozioni che abbiamo condiviso insieme. Sta facendo un lavoro eccezionale, è un grande uomo, una grande persona, è stato un grande atleta e sono convinto gli faccio il più grande in bocca al lupo per quello che sarà il futuro. Ora lo vedete serio che parte quasi da politico, però parla anche quasi da politico, ma anche lui le sue scaramanzie ce l'ha, perché ora lo sentiamo che parla disinvolto, ma ci racconti questa scaramanzia? È vero che quando parte una grande manifestazione mondiale, Olimpiade, Tempesti parla solo una volta che si arriva raggiunta la finale? E perché? Ma non è sinceramente una scaramanzia perché per fortuna le scaramanzie le ho lasciate nel passato perché non mi hanno portato da nessuna parte. Semplicemente il fatto che negli anni in cui non vincevamo c'erano troppe chiacchiere, tanti discorsi, tante parole ma pochi fatti. Non, erano più quello che si mirava più all'apparenza che alla sostanza. Dal momento in cui abbiamo capito che potevamo veramente vincere, veramente fare bene, ho preferito farmi da parte, lasciar parlare gli altri. Parlare con i risultati che poi per fortuna sono venuti e parlare, perché basta parlare una volta alla fine quando si Con la medaglia al collo. con la medaglia al collo. Fiducioso per Rio. Per la medaglia al collo. Ma senza dubbio l'impegno è massimo, abbiamo tutte le carte a disposizione, siamo consapevoli, gli avversari sono fortissimi, vogliono fare bene, ma la fiducia e gli stimoli rimangono sempre. A voi. Perfetto, grazie. Grazie a Riccardo Re, a Stefano Tempesti. Continuate la vostra festa perché insomma si sta celebrando il triplete del 2015 della Pro Recco. Partiamo dal calcio, domenica sera c'è il derby di Milano, noi parliamo dell'Inter, sarà un'Inter comunque inedita quella che Mancini schiererà nel derby, visto che potrebbero esserci tre o quattro volti nuovi come Telles, come Felipe Melo, Perisic, addirittura anche Ljajić arrivato da poco. Mancini ha davanti ancora metà settimana evidentemente per varare un'Inter inedita, completata solo nelle ultime ore di questo calciomercato. Il conto alla rovescia è iniziato perché anche gli ultimi colpi di mercato sono a disposizione di Mancini, Ljajić e Perisic su tutti. Il rientro dalle nazionali ha rimandato da piano il contingente più corposo, in attesa che tornino anche Handanovic, Jovetic e la coppia centrale di difesa Miranda-Murillo. Ma soprattutto il derby si avvicina con le sue incognite e aspettative. Il risultato in primis perché vincere conta più di qualsiasi cosa, ma anche tatticamente l'Inter sarà diversa da quella vista prima della pausa. Mancini sa di poterla modificare e di poter allargare il gioco sugli esterni in fase offensiva, come ha sempre sognato di fare dal primo derby di 10 mesi fa, quando subentrò a Mazzarri, perché Perisic ha caratteristiche uniche che prima mancavano. Lo stesso vale per Ljajić, a suo agio in passato a giocare anche al fianco di Jovetic. Ora sarà un'alternativa, perché a Icardi Mancini non rinuncerà mai e la squadra dovrà lavorare meglio anche per lui sulle corsie esterne, dove Santon e Telles avranno il compito sempre più costante di mandare le palle dentro l'area di rigore, dove le caratteristiche di Maurito diventano decisive. Il tocco verso Icardi è tutto solo, Icardi sceglie il tiro! Mauro Icardi! Proprio Icardi, seppur in netto progresso, sarà uno dei dubbi che verranno sciolti a ridosso del derby. Gli accertamenti infatti inducono all'ottimismo, ma solo il campo chiarirà una volta per tutte se quella contro la squadra di Mihajlovic sarà la prima vera gara da capitano dopo i 14 minuti di sofferenza con l'Atalanta per il capocannoniere del campionato scorso. Perché con Handanovic, Miranda, Felipe Melo, la spina dorsale della nuova Inter sarà davvero solida e robusta solo quando arriveranno i gol del suo giocatore più importante e decisivo. Da Piano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi. E intanto a Boston, nella sede del ritiro della nazionale brasiliana, c'è stato un incontro tra il presidente Eric Toir e il difensore nerazzurro Miranda. Li vedete insieme su questa foto che hanno postato con la maglia numero 3 del Brasile dell'ex Atletico Madrid, che indosserà nell'amichevole contro gli Stati Uniti in programma la prossima notte. Nel Milan non ci sarà Bertolacci, anche qui come per l'Inter ci saranno diverse novità. Meno 5 al derby, sarà il primo derby sulla panchina del Milan per Sinisa Mihajlovic.
Il derby di Milano non è certo una novità per Siniša Mihajlović, ma domenica sera sarà comunque un debutto per lui, la prima volta in campionato da allenatore del Milan contro l'Inter, perché i due incroci estivi in Cina e a Reggio Emilia, peraltro vincenti per il serbo, non valevano tre punti e pesanti come questi. Serve un Milan convincente per scacciare i fantasmi della scorsa stagione, tornati ad aleggiare dopo appena due partite di campionato, e per riportare l'entusiasmo attorno a Siniša, che al debutto a San Siro in Coppa Italia col Perugia sembrava aver già fatto dimenticare ai tifosi il suo passato interista. Da vice di Mancini ha vissuto quattro derby, tre vittorie e una sola sconfitta. Da giocatore dell'Inter del Mancio invece due sconfitte su due, anche se i precedenti ora non contano. Mihajlović ha in testa solo la formazione anti-Inter. All'assenza di Antonelli risponderà con Abate, spostando De Sciglio a sinistra, ma l'altro infortunato Bertolacci è più difficile da rimpiazzare. Con De Jong e Kučka certi del posto e Bonaventura trequartista, il favorito per sostituire l'ex genoano resta Poli, davanti ai vari Nocerino, José Mauri e a un Montolivo ancora in ritardo di condizione. L'alternativa è arretrare Bonaventura, schierando trequartista Onda, che però arriverà soltanto a quattro giorni dal derby, dopo il doppio impegno col Giappone. Contro un'Inter nuova e ricca di qualità in attacco, la soluzione Poli garantirebbe più solidità. Zapata arriverà soltanto giovedì insieme a Bacca, ma resta favorito su Rodrigo Eli per affiancare il romagnolo in difesa. In attacco, Siniša può stare tranquillo con Luis Adriano e un Bacca già devastante nei derby del precampionato. E poi c'è il jolly Balotelli, in cerca del primo gol nel derby. Da Milanello, per Sky Sport 24, Enrico Cerruti. La Roma ora che dovrà fare a meno del suo leader, colui che aveva ritrovato nell'ultima partita, leader a centrocampo, parliamo ovviamente di Pjanic, che è tornato dopo l'impegno con la sua nazionale con una lesione di primo grado al polpaccio destro. Proprio ora che Pjanic si era caricato sulle spalle la nuova Roma, decidendo così la partita con la Juventus, è costretto a lasciare ad altri il compito di risolvere le partite. L'impegno con la nazionale bosniaca ha lasciato i segni sul polpaccio destro, una lesione di primo grado e uno stop di 20 giorni che lo terrà fuori anche dall'esordio in Champions con il Barcellona, più 4 partite di campionato. Due l'ipotesi per sostituirlo, la prima con la sua riserva di ruolo, Salih Uçan, il giovane talento turco finora utilizzato da Garcia come titolare solo una volta la scorsa stagione a Cesena, lasciando De Rossi difensore centrale come contro la Juventus. La seconda possibilità è quella che prevede l'inserimento di Totti, in questo caso con un modulo, il 4-3-1-2, con Dzeko e Salah, ispirati dal numero 10. Un tentativo questo per colmare sul piano del talento l'assenza di Pjanic, rimasto l'unico calciatore della prima campagna acquisti della proprietà americana, quella che si mette in evidenza anche sul piano della solidarietà, con una donazione iniziale di 575.000 euro per il lancio di Football Cares, la piattaforma creata da James Pallotta per raccogliere fondi per l'emergenza rifugiati, ai quali lo stesso presidente ha personalmente donato 250.000 euro. Un'iniziativa che ha già raccolto l'adesione di molti club di Serie A con aste e donazioni in aiuto dei migranti. Perché questa non è una partita di calcio, ma molto di più. È l'impegno a giocare insieme per valori umanitari. Da Roma, per Sky Sport 24, Angelo Mangiante. Ex della Roma, Rise, oggi in India, tesserato per il Daily Dynamos, ha postato su Facebook una foto insieme a Francesco Totti. Rise, nel post del terzino norvegese, alla Roma dal 2008 al 2011 per esattezza, una dichiarazione d'amore verso il suo ex capitano. Totti, la cosa più vicina a Dio in una squadra di calcio, ha scritto. Beh, non male. Insomma, è una bella dedica per quello che è stato il suo capitano in Italia. In Italia andiamo a Vinovo perché sono tornati Pogba e Mandžukić a disposizione dopo l'impegno con le rispettive nazionali per Massimiliano Allegri. Lamento per loro, non è ancora tornato Evra, invece in permesso è squalificato sabato contro il Chievo. Pogba ha fatto un lavoro leggero in palestra per la cresta nelle immagini, eccolo qui, assomiglia Lemina. Tutti in campo, gli altri nazionali invece rientrati. Riscaldamento, possesso palle, partitella finale in programma. Prosegue dunque il lavoro con i compagni, anche per Marchisio, che vediamo in questo momento, un mese fa, l'ultima partita in Supercoppa contro Lazio, prima dell'infortunio al retto femorale della coscia destra. Marchisio tornerà a disposizione contro il Chievo e si canta così ad un posto da titolare con Allegri, che valuterà nei prossimi giorni, pensando però anche alla Champions League. Domani allenamento in mattinata, noi ovviamente ci saremo, rientreranno a Vinovo Rugani e Lichtsteiner e soltanto giovedì il gruppo sarà al completo con l'arrivo di Pereira e Cáceres.
Mentre c'è stata una buona partenza dell'Italia del basket, punto a punto con la Spagna 20-19 per gli spagnoli dopo il primo quarto, l'Italia del volley è esordito nella World Cup nella notte italiana appena trascorsa. Buona la prima contro il Canada. Era importante cominciare con una vittoria, e vittoria è stata. Certo, il Canada non è un avversario particolarmente probante, ma l'Italia vista in campo stamattina, a Hiroshima, ha dato buoni segnali, facendo le cose per bene in 3 set su 4. Peccato per quei due errori che sono costati il terzo parziale. Errori di gioventù, assolutamente normali, per una squadra appunto giovane, che deve e vuole crescere. Una squadra dove hanno brillato Zaitsev, 20 punti, Lanza, 12 con il 60% in attacco, ed il 19enne alzatore Giannelli, uno destinato a ripercorrere la carriera dei grandi palleggiatori italiani. Una squadra dove dovrà fare la differenza Osmani Juan Torena, per il cubano naturalizzato italiano, la grande occasione di essere protagonista anche in una nazionale dopo aver vinto tutto a livello di club con la maglia di Trento. I giapponesi lo hanno scelto come MVP del match, noi speriamo che sia l'MVP di tutta la World Cup. Per Sky Sport 24, Roberto Prini. Andiamo a Roma ora, dove quest'oggi abbiamo incontrato Gregorio Paltrinieri, era lì presente ai festeggiamenti dell'Italia dopo i bei risultati ottenuti in Kazan. E allora ci ha parlato di quello che ha ottenuto, ma soprattutto di quelli che sono i suoi sogni olimpici. Sentiamo. È stata una bella esperienza sicuramente, sono contentissimo degli 800, veramente lì ho dato il meglio di me, è stato quello che dovevo fare. E l'ho fatto, e nel 1500 sono successo un sacco di cose, quindi la gara magari non è andata come mi aspettavo. Naturalmente sono contento dell'oro, ma potevo fare meglio. Che sensazione è perdere il proprio avversario principale proprio in finale? È più la soddisfazione, il sollievo o più... No, sollievo assolutamente no, è stata difficile, probabilmente sarei riuscito a esprimermi meglio con lui di fianco. Senza di lui ho sentito molto di più la pressione, la tensione, il dover vincere per forza, e non ero pronto, forse non ero ancora preparato al 100%, anche se poi sono riuscito a vincere, quindi è stata difficile, un po' più difficile da gestire, però è andata bene lo stesso. Senti, il mondiale adesso è accantonato, si comincia a lavorare già per Rio, saresti felice se tornassi in Italia con che cosa? Con l'oro. Secondo me la finale devo farcela, non come a Londra, cioè nel senso a Londra sono andato in finale ed ero già soddisfatto di quello. Adesso la finale non basta più, probabilmente anche al podio sarei un po' così. Io vado là per raggiungere il massimo, poi dovesse arrivare il podio con un tempone, sarei contento lo stesso, però voglio abbassare il tempo che ho fatto quest'anno ai mondiali, quindi per forza giocarmela per i primi posti. Torniamo al calcio con la nuova Under 21 di Gigi Di Biagio, ha debuttato contro la Slovenia nel girone di qualificazione degli Europei 2017, vediamo com'è andata. Dopo la delusione degli europei, il nuovo ciclo dell'Under 21 di Di Biagio riparte da Reggio Emilia contro la Slovenia. Il primo tiro al 26esimo minuto è di Danilo Cataldi, fuori di poco. È una bellissima Italia che però si scontra contro il portiere sloveno Sorkan, qui decisivo due volte, prima su Bernardeschi e poi sulla ribattuta di Monachello, uno dei volti nuovi della nuova Under, che sfiora il vantaggio anche un minuto dopo, prima sul tiro di Cataldi, poi sul tapin di Romagnoli, due volte decisivo il portiere sloveno. Continua il dominio azzurro anche nella ripresa, Bernardeschi manda in porta Murru, falciato da Bajric, rigore netto per l'arbitro Scharer. Bernardeschi stavolta non da scampo al portiere sloveno, è l'1-0 e il primo gol della nuova gestione, porta la firma del numero 10 della Fiorentina, che sfiorerebbe anche due volte il secondo gol. Qui guardate, prima di sinistro colpisce il palo, poi passano pochi secondi e colpisce un altro palo sulla deviazione ancora di Sorkan. E quindi rischiamo la beffa, perché al minuto 67 arriva in corsa il destro di Copun, grande parata di Cragno, salva l'Italia, inizia bene il cammino verso Polonia 2017. Riprenderà invece il cammino della Serie A questo weekend con il Palermo che affronterà il Carpi. Allora, come tutte le squadre del nostro campionato, anche il Palermo ha ripreso ad allenarsi, e allora noi siamo stati proprio lì a Palermo, abbiamo sentito il parere del capitano Stefano Sorrentino, che ha parlato nello specifico di chi? Del neo arrivato Alberto Gilardino. In questo momento non guardiamo tanto alla classifica, sappiamo che il campionato di Serie A è difficilissimo, domenica ci aspetta un'altra partita molto molto difficile contro una concorrente diretta come noi alla salvezza, che è del Carpi.
Tutti quanti possono pensare che sia facile, ma non è assolutamente così. Alberto si è presentato bene, perfetto, molto carico, con molto entusiasmo. Peccato per lui che non è riuscito ancora a giocare qualche minuto, però io penso che da qua in avanti lo vedremo suonare tante volte il violino. Adesso il ciclismo, ancora una vittoria per Viviani, Elia Viviani del Team Sky, vince infatti in volata la terza tappa del Tour of Britain a Kelso, nel sud-est della Scozia. Il corridore veronese si ripete dopo il successo nella frazione di apertura, battendo lo spagnolo Juan José Lobato e il connazionale Matteo Trentin, arrivato terzo. Nonostante la lunghezza notevole di questa tappa, 216 km, e un percorso caratterizzato da diversi saliscendi, il gruppo è arrivato in volata, ma grazie al supporto della propria squadra Viviani è riuscito a tagliare il traguardo per primo. Nonostante il secondo posto, la maglia passa proprio allo spagnolo Lobato della Movistar, che ha 10 secondi di vantaggio su Boasson-Hagen in classifica generale. E ora ci salutiamo andando a vedere, eccoci qui, mentre taglia il traguardo, lo abbiamo visto in queste immagini. Ci salutiamo, dicevo, con delle immagini sicuramente spettacolari. Emozioni senza freni a Barcellona, nella terza tappa della Rockstar Red Hook Criterium, che parla tutto italiano, perché a vincere Ivan Ravaioli dopo una gara a due con Miguel Pass. Dunque, andiamo a vederlo, ci salutiamo così e torniamo qui alle 21.30 puntuali per una nuova edizione del nostro telegiornale. Mediaset ha deciso di oscurare su Sky le proprie trasmissioni satellitari dei canali Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Ma con Sky Digital Key, collegata al tuo decoder Sky, puoi continuare a vederli ai numeri 5004, 5005 e 5006, insieme agli altri canali del digitale terrestre. Una sola chiave per vedere tutta la tua TV. Sky Digital Key. Richiedila subito al numero 199 100 400. Tutta la Serie A live in HD. Solo sfide ad alta tensione con il Derby di Milano. Su Sky Sport 1 sabato dalle 17.30 Frosinone-Roma e dalle 20 Juventus-Chievo. Domenica dalle 20 Inter-Milan. In collaborazione con Paddy Power, votato numero uno per le scommesse online in Italia. La piscina è la mia casa, qui invece mi sento un pesce fuor d'acqua. Head & Shoulders, con la sua formula triplazione, combatte forfora, prurito e secchezza. Così sono sempre pronta ad affrontare la prossima sfida. Head & Shoulders, lo shampoo antiforfora numero uno al mondo. La vita di ogni giorno può mettere a dura prova i tuoi denti. Serve aiuto? Quando non c'è lo spazzolino, Daygum Protex, chewing gum senza zucchero, aiuta a neutralizzare gli acidi della pacca. Fuori casa, Daygum Protex, più igiene orale. Il crispy è il panino più buono della galassia. Crispy in due parole è bacon croccante. Migliorare un panino già perfetto. Ecco il crispy con nuovo bacon. Ancora più gustoso e croccante. Originale e da oggi anche al pollo. Farlo più buono, ci siamo riusciti. One million cologne. Fragrances for men by Paco Rabanne. Brancamente. Sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi non siamo andati avanti. Oggi possiamo farlo insieme in modo trasparente. Scopri come.